Ciao a tutti, oggi vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno speso belle parole per tutti gli appuntamenti qui sul mio canale YouTube e vorrei ovviamente quindi invitarvi a iscrivervi, chi non l'avesse ancora fatto, e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati. Allora, oggi parliamo dell'organizzazione di un live, di un setup live. Quando io avevo 17 anni, giù di lì, mi trovai a suonare in una situazione in cui facevamo pop molto commerciale, quindi comunque c'era un grosso lavoro sui suoni. E imparai subito una cosa molto importante, cioè il fatto che dal vivo non ci possono essere tempi morti. Era l'epoca dei campionatori, quindi non potevi stare a dire: ah, scusa, c'è il campionatore che deve finire di caricare i suoni o cose del genere. E al tempo stesso mi sono reso conto che dal vivo la cosa che mi interessa assolutamente di più fare, la cosa a cui voglio dare se non il 100%, il 98% delle attenzioni è ovviamente suonare. E visto che tra l'altro io non amo suonare con sequenza, voglio cercare di far suonare il tutto più possibile live, c'era una particolare attenzione da dare al suonare. Al tempo stesso mi sono reso conto che in un setup strumentale, soprattutto quando inizia a diventare un po' complesso, bisogna poter agire su ogni anello della catena. Non può succedere che se uno di questi anelli della catena ha dei problemi, possa pregiudicare il risultato globale. Mi spiego meglio, se una tastiera non funziona, se un computer non funziona, non possiamo appunto pregiudicare un concerto nella maniera più assoluta. E quindi è importante appunto poter comunque gestire qualunque elemento di questa catena anche in assenza di qualcuno degli altri elementi. Torno a parlarvi del setup di Broadway Celebration per un caso un po' incidentale, nel senso che proprio in questi giorni il mio vecchio iPad 3, su cui tengo tutte le parti, insomma, le parti musicali, gli appunti, purtroppo ahimè, ha tirato le cuoia. E quindi, pensando a una soluzione alternativa, mi è venuto in mente che prima del lockdown un amico mi aveva parlato di Camelot, che è appunto un'applicazione molto interessante prodotta da Audio Modeling, che è una ditta italiana, veramente di ragazzi veramente in gamba. Non sto assolutamente facendo pubblicità sponsorizzata, la faccio perché credo sia giusto pubblicizzare quando le persone fanno un lavoro fatto bene. E loro appunto fanno questa serie chiamata SWAM, che sono dei plugin bellissimi dedicati agli strumenti classici, quindi strumenti ad ancia, a ottoni, archi. E sono basati su modelli fisici e sono bellissimi. Andate ad ascoltarvi qualcosa. Vi mando comunque un link qua sotto. Come vi manderò il link di Camelot, che è appunto questa applicazione di cui tra l'altro vi consiglio di scaricare la versione free, che sia per Mac che per PC, così intanto vi fate un po' un'idea. Non è utilizzabile dal vivo a meno che non abbiate concerti con 4-5 pezzi, però immagino di no. Però vi fate un'idea molto chiara. Esiste chiaramente anche una versione per iOS, appunto è veramente interessante. È una sorta di coltellino svizzero che permette di gestire program changes, controlli di volume, controlli MIDI di varia natura, decidere chi è lo strumento master, a chi è collegato, gestire split, addirittura se lo utilizzate con iPad, utilizzare i synth interni. Quindi c'è veramente un sacco di potenzialità. Io lo sto veramente utilizzando adesso veramente al minimo, ma mi sono reso conto che è affidabile e fatto molto bene. Vi faccio vedere qualcosa. Allora, l'interfaccia, se la vedete, è molto, molto semplice in realtà, ma è veramente potente, è semplicissima da usare, ma veramente si può fare di tutto. Allora, in questo caso qua, appunto, qui vedete le set list, quindi diciamo le varie situazioni musicali, qui appunto c'è Broadway Celebration. La settimana scorsa sono andato a fare una sostituzione in un tributo a Vasco Rossi, a mano se ne aggiungeranno. Comunque, parliamo di Broadway Celebration. Adesso vedete appunto alcuni dei brani, adesso lo sto completando. Per ogni brano, praticamente Camelot mi manda due program changes, uno a questo MacBook Pro tramite un bus
interno, quindi viene mandato un program change a main stage di questo MacBook Pro, che è appunto uno dei piani B, teoricamente non viene utilizzato, e l'altro program change viene invece mandato all'iMac, che avete visto qua dietro, e appunto cambia le varie patches, come potete vedere. Io i cambi di programma li faccio con due pedali della mia pedaliera Behringer FCB 1010, che avevate visto all'inizio, quindi con questi pedali gestisco avanzamento e indietreggiamento delle patches. E ci tengo a dire, però, appunto, ritornando al discorso prima del fatto di avere una catena semplice, in realtà, o nel caso per assurdo non funzionasse questo MacBook Pro, comunque posso gestire ugualmente i cambi di patches, l'avanzamento e indietreggiamento delle patches, sempre dalla pedaliera, come ho sempre fatto in realtà. Quindi ho due soluzioni alternative. La cosa appunto per cui mi ha in realtà interessato in assoluto di più Camelot è proprio il discorso di poter gestire anche delle parti musicali, quindi io posso importare appunto i miei appunti vari e averceli appunto e cambiarli di canzone in canzone. Quindi io praticamente con un gesto solo, cambiando appunto la song tramite un pedale, cambio tutto, quindi appunto i suoni del MacBook Pro, i suoni dell'iMac. L'iMac a sua volta manda il program change alla node stage, quindi insomma appunto un setup in cui non c'è un capo ma ci sono tanti elementi che si aiutano a vicenda, di modo comunque da poter gestire la situazione in qualunque caso. Ecco, questo è il discorso che vi facevo prima. Ma vi invito soprattutto a sperimentare Camelot perché è veramente interessante, quindi scaricatelo, provatevelo, se avete domande da fare fatele. Se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete mi piace, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, così rimarrete aggiornati. A presto per il prossimo setup. Ciao!